Buonasera signora, sta bene? Sta bene signora? Sì, grazie, io sto bene, che carino a chiedere. Signora, sa com'è? Un periodo che con le femmine nel PD dobbiamo stare ben ben attenti che scoppiano dei... Certo, però finalmente è stata eletta capogruppo alla Camera Deborah Serracchiani. Sì, certo, se... capogruppo di... non è mica capogruppa? No, guardi, no. Capogruppo forse? No, guardi... Da donna, a me capogruppo mi sembra corretto, ecco. Guardi, stiamo attenti perché qui viene su un macello, le dico dobbiamo stare attenti perché un momento adesso è venuta anche tutta fuori sta cosa del cash calling che sì, è brutto. Cash calling, vabbè, mi sembra che comunque siate attenti perché Letta sta giustamente indicando delle donne nei punti nevralgici del partito, questa cosa... Succia, più che nevralgici mi sembrano nevrotici quei punti lì, sta smarmigando più Letta in 20 giorni che Zingaretti in tutta la vita, ragazzi. Smarmigando. Sta facendo, sì, sta però... smarmigando, lì che smarmiga, ma poi il capone lo mangia un altro. No, non è che... io volevo sapere, voi base del PD, come lo vedete questo cambiamento? Sì. No, perché Zingaretti sembrava più propenso a seguire Conte e il Movimento 5 Stelle. Ora però invece guardi, Letta sembra un po' più freddino, no? Sì, guardi, Letta è più freddino, ma sta senza i grigliotti. Grillini, vuole grigliotti, dire... Grigliotti, lascia stare, che li conosco bene. Senza di loro facciamo il pane senza lievito, mi capisce? Mi capisce? Cioè ci rimane bassetto, ci rimane piccino, ci tocca sopportarli. Fa il pane, quindi, davvero. Sì, sì, infatti siamo qua che ci stia provando, siamo qua in sezione... Sì. Con gli amici nostri, sì. Con i grigliotti, stiamo facendo una grigliata con i grigliotti. No, insieme, non è vero. Eh sì, perché ci hanno detto che bisogna, che non ci crede, guarda che no, c'è la base grillina qua, eh. Ce la passo? Ah, ma sì, stia ben lì, stia ben lì. Però c'è veramente la base, sono veramente insieme. Noi base c'è tanta confusione. A base grillina, buonasera. Che cosa ci fa lei lì? E non so se ha visto, l'altra sera ci siamo messi tutti lì sull'altare, abbiamo visto il professor Conte, il nostro nuovo portavoce eletto da noi militanti. No, scusi, non l'avete eletto. Come? Voi, però. Conte non l'avete eletto voi. No, non l'abbiamo eletto noi, no. Vabbè, no. Hanno deciso loro, però noi siamo contenti perché la democrazia diretta è proprio così. Cioè chi è il nostro nuovo portavoce? Conte. Ma sta zitto, Conte, questa è la democrazia diretta. Ha sentito anche il discorso perché è diretta, capisce? Non è che ci gira intorno. Democrazia diretta, chi è? Lui, zitti. E noi abbiamo fatto così. E abbiamo organizzato, ci ha fatto capire che è meglio se andiamo d'accordo con i pidioti. Con i piddini, io consiglio di essere gentili anche a voi, piddini. Pidioti, allora abbiamo organizzato sta grigliata con i pidioti, che se lo viene a sapere Diba ci deporta in Venezuela tutti quanti, però noi di nascosto stiamo facendo... Aspetta, quindi voi state facendo grigliatona di nascosto, ma... Sì, noi basi, sì, noi tra basi ci facciamo le grigliate, sì. State trovando dei punti di contatto tra di voi o... Ma c'è tanta confusione, però devo dire di sì. Ah, sì. Vedi, abbiamo vedi, dei vedi. Punti di contatto. Sì. Mi dica quali. Ci piace stare seduti e mangiare. Quello ci piace tantissimo, l'abbiamo scoperto da poco proprio. Proprio tanto. Stare comodi. Senta, ma quel dolore che lei provava prima, la rivoluzione che volevate fare, la scatoletta di tonno... Quella l'abbiamo assaggiata, ma quelli del PD fanno delle salamelle fenomenali. Mi sa che prendiamo quelle, grazie. Prendiamo quelle. Grazie a lei. Adesso, scusi, ci chiamano che c'è l'antipasto. Ma prego. Che d'ora in poi noi apriremo il Parlamento come un salame felino con le fave. Prego.